Esame di coscienza. Siamo alla villa di Livia e facciamo questo esame di coscienza. Cosa abbiamo fatto nella vita? Per esempio sulla divulgazione, sulle cose belle. Cosa vuol dire divulgare? Far sapere qualcosa agli altri, che non è detto che già sappiano. Oppure non è detto che sappiano alla giusta maniera. Quale può essere questa giusta maniera? Ecco che siamo in tanti, non è vero che c'è chi più conta, chi meno conta. Tutti possiamo dare buon esempio. Cos'è il buon esempio? Penso che la cosa veramente importante, tra le tante, darsi un perché alle azioni, un perché alla vita, alle cose che vogliamo fare. Avendo questo perché troviamo risposte. C'è questo lato positivo, dobbiamo anche però includere il lato negativo ed evitarlo. Cioè, quando si dà un perché, la cosa migliore della vita è darsi delle risposte. Il perché non deve essere motivo di altre domande, deve essere motivo di altre domande, ma deve trovare risposte. È complicata la vita, ma evidentemente se fosse già organizzata, varrebbe meno. Qual è il grande mistero della vita e le cose belle? È avere qualcosa davanti a noi da costruire. Da costruire anche metaforicamente, però che sia. Qui è un bellissimo posto perché è sotto la villa di Livia. Abbiamo un bel fresco, adesso è luglio, vi consiglio anche di venire a vederla perché è sopra una collina, a prima porta di Roma, e c'è un bel fresco. Chi non vuole stare in città trova questo luogo. Bello, perché nella vita, ma tutto può avere un perché, bene, allora diamoci una direzione, che sia quella, che sia... Naturalmente, come si dice, pensiamoci 7 volte e prima di muoverci in un tal senso pensiamoci ancora 2 volte. Sì, va bene, però che sia in maniera corretta. Qual è la maniera corretta? Bisogna trovare un qualcosa, una spinta, un qualcosa in noi che è un qualcosa poi che ci spinga bene, molto bene, molto bene. Recuperiamo la borsa, salutiamo, bellissimo posto, andiamo.
Al lavoro. Che c'è la carriola da smuovere. Dai, dai, Gennaro, datti una mossa, che qua è tutto da ristrutturare. Dai, dai, dobbiamo lavorare. Però non è un lavoro qua. Non lavoro qua.